Batista per aver accettato il nostro invito. Peraltro aveva già fatto un passaggio dal nostro gazebo davanti alla Camera dei Deputati per la presentazione del nostro disegno di legge, a dimostrazione dell'attenzione che il ministro Harris chiaramente esprimerà la sua opinione rispetto a queste sue valutazioni. Innanzitutto di legge di iniziativa popolare. Questo è uno strumento previsto dalla nostra Costituzione che consente di proporre un disegno di legge da presentare alla Camera dei Deputati. Un elemento fondamentale per i cittadini. Aggiungo, i cittadini sono stanchi di essere aggrediti, brevemente la parola, tre cose, tre elementi fondamentali evidenia. Innanzitutto è chiara, altezza della pena, aumento di pena perché la pena viene portata da 2 a 6 anni, il poliziotto termine che non ha la difesa. Ma io dico, il cittadino che viene aggredito in casa, io sono a casa mia, dormo, mia moglie, i miei bambini, le mie cose più care, entra qualcuno che non è sicuramente ben intenzionato, sfonda la porta, entra. Io ho il coltello, e di che misura ce l'ha il coltello? Io se mi aspetto un attimo, vado in cucina, ne prendo un uguale e combattiamo. È chiaro che io mi difendo come posso, sono già in una situazione di subordinato. Per questo non vogliamo l'Italia di pistolero, lo dico prima, presentiamo. Se il... Grazie e buonasera, buonasera a tutti. Io sono partito nell'esame di questo argomento da un dato che non attiene alla legittima difesa, attiene ai furti in abitazione. Un impegno della criminalità nel corso dell'anno.